Mi chiamo Enrico, 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 originario di Milano, risiedo in Inghilterra da circa 10 anni. Ho deciso di venire in Inghilterra perché non ero molto soddisfatto da un punto di vista lavorativo. Avendo un amico, un vecchio amico in Inghilterra, mi ha dato una mano, insomma, e mi ha incoraggiato. La società inglese ti dà più possibilità di cambiare carriera, se ti vuoi reinventare. Infatti io ho incominciato a lavorare nel sociale, anche se non avevo nessuna esperienza precedente. Ho potuto iscrivermi all'università, lavorare e studiare contemporaneamente. Circa 3 anni fa ho deciso di reinventarmi ancora. Ho iniziato a studiare per ottenere la qualifica di insegnante di matematica che ho ottenuto l'anno scorso. Attualmente lavoro in una scuola in una zona povera dell'est di Londra. La pubblica amministrazione è molto più efficiente che quella italiana. Comprare una macchina, vendere la macchina, cambiare quindi il passaggio di proprietà, comprare una casa, tutte cose che ho fatto, sono cose molto molto più facili, che si fanno per posta, molto veloci. Facendo un conto, non ritornerei in Italia, anche se comunque dopo 10 anni in Inghilterra sento il desiderio di cambiare, di andare in un altro paese e fare una nuova esperienza. Il mio consiglio, basato sulla mia esperienza, per un italiano che ha intenzione di venire a Londra, è di imparare un po' di inglese, anche perché sicuramente questo facilita l'inserimento a livello lavorativo, a livello sociale. È importante venire con un capitale iniziale, insomma dei soldi, sicuramente aiuta, perché comunque Londra è cara, soprattutto direi i trasporti, la metropolitana è carissima, gli affitti sono molto alti. Prima di partire, di farsi un curriculum in inglese fatto bene è una cosa direi fondamentale, è di portarsi, di avere a portata di mano una referenza lavorativa, almeno una o due, anche meglio. Poi se hai un titolo di studio e vuoi utilizzarlo in Inghilterra, ecco, consiglierei di... Si può fare anche qua, però visto che si fa per posta, direi di fare la traduzione, cioè non solo la traduzione, c'è un'organizzazione che si chiama UK NARIC, il website basta guardare su Google, UK NARIC è l'organizzazione inglese che ti traduce, ti dice che il tuo certificato di laurea, diploma, quello che hai, che cos'è comparabile nel sistema inglese. Quindi dei soldi, un po' di conoscenza di inglese, un buon curriculum vitae, titolo di studio tradotto, scarpe, no, portarsi delle buone scarpe in valigia, perché qua le scarpe fanno schifo. Poi la pasta si trova anche qua, il caffè si trova anche qua, ma basta direi. Stiamo muovendo troppo. Un po' sì. No, volevo fare la pausa. Ah, ok. Avendo un amico, un vecchio amico in Inghilterra, mi ha dato una mano, insomma, e mi ha incoraggiato. La società inglese ti dà più possibilità di cambiare carriera, se ti vuoi reinventare. Infatti io ho incominciato a lavorare nel sociale, anche se non avevo nessuna esperienza precedente, ho potuto
potuto iscrivermi all'università e lavorare e studiare contemporaneamente. Circa 3 anni fa ho deciso di reinventarmi ancora e ho iniziato a studiare per ottenere la qualifica di insegnante di matematica che ho ottenuto l'anno scorso e attualmente lavoro in una scuola in una zona povera dell'est di Londra. La pubblica amministrazione è molto più efficiente che quella italiana. Comprare una macchina, vendere la macchina, cambiare quindi il passaggio di proprietà, comprare una casa, tutte cose che ho fatto, sono cose molto molto più facili, che si fanno per posta, molto veloci. Facendo un conto non tornerei in Italia, non ritornerei in Italia. Anche se comunque dopo 10 anni in Inghilterra sento il desiderio di cambiare, di andare in un altro paese e fare una nuova esperienza. Il mio consiglio, basato sulla mia esperienza, per un italiano che ha intenzione di venire a Londra, è di imparare un po' di inglese, anche perché sicuramente questo facilita l'inserimento a livello lavorativo, a livello sociale, è importante. Venire con un capitale iniziale, insomma dei soldi, sicuramente aiuta, perché comunque Londra è cara, soprattutto direi i trasporti, la metropolitana è carissima, gli affitti sono molto alti. Prima di partire, di farsi un curriculum in inglese fatto bene è una cosa direi fondamentale, è di portarsi, di avere a portata di mano una referenza lavorativa, almeno una, due, ma anche meglio. Poi se hai un titolo di studio e vuoi utilizzarlo in Inghilterra, ecco, consiglierei di... Si può fare anche qua, però visto che si fa per posta, direi di fare la traduzione, cioè non solo la traduzione, c'è un'organizzazione che si chiama UK NARIC, il website basta guardare su Google, UK NARIC è l'organizzazione inglese che ti traduce, ti dice il tuo certificato di laurea, diploma, quello che hai, che cos'è comparabile nel sistema inglese. Quindi dei soldi, un po' di conoscenza di inglese, un buon curriculum vitae, titolo di studio tradotto, scarpe, ma portarsi delle buone scarpe in valigia, perché qua le scarpe fanno schifo, poi la pasta si trova anche qua, il caffè si trova anche qua, ma basta direi. Stavo muovendo troppo. Un po' sì. No, volevo fare la pausa. Ah, ok.